Buongiorno amici e amiche, questa mattina alle telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine, sono qui al Liceo Garibaldi di Napoli. Si sta affrontando e si affronterà un importante problema di straordinaria attualità, parleremo di cyberbullismo. Saranno presenti le forze dell'ordine, Polizia Postale, il Corecom, Agicom e soprattutto la scuola. Seguite il servizio. Mimmo Falco, Presidente Corecom, Presidente, stamattina un momento di straordinaria importanza per i giovani, stiamo parlando di un problema di grandissima attualità, cyberbullismo. Non solo, ma tutto quello che viaggia in rete, la pirateria, la possibilità di essere condizionati dai messaggi che arrivano in rete, e qui è fondamentale il ruolo delle scuole, di un liceo come il Liceo Garibaldi, che cerca di dare ai giovani la possibilità di capire quali sono le fake news, quali sono le possibilità di pericoli che esistono sulla rete. In un convegno di grande livello che vede protagonisti non solo il Corecom Campania, ma la scuola, le forze di polizia e la stessa Agicom. Quindi un primo esperimento che parte da Napoli. Va benissimo, grazie. Grazie a lei, buon lavoro. Cyberbullismo e più in generale i pericoli del web e soprattutto educazione ad un uso consapevole della rete. Quali sono i pericoli principali che corrono i ragazzi che si trovano a navigare in internet? Beh, direi soprattutto navigare in maniera inconsapevole e incorrere quindi in reati dei quali non si conosce neppure l'esistenza e quindi diciamo rendersi partecipi o compartecipi di condotte illecite. Un momento importante per i ragazzi, un momento anche di incontro con funzionari di polizia che spiegano i pericoli che si incorre o che si incorrono navigando in internet. Sì, durante la settimana di cogestione abbiamo pensato appunto di sensibilizzare i ragazzi rispetto a questo argomento che è molto importante e quindi abbiamo preso questi contatti per far sì che diciamo, ci fosse una sensibilizzazione e una maggiore consapevolezza nei ragazzi nel momento in cui navigano su internet. Come scuola ci siamo sentiti in dovere di fare questa cosa, viste anche le direttive del MIUR sul cyberbullismo, sul bullismo, e quindi abbiamo approfittato proprio di questo spazio dedicato ai ragazzi per sensibilizzarli su un argomento che per noi è importante. Il Liceo Garibaldi da sempre è impegnato, diciamo, nell'essere baluardo della cultura in una zona che spesso, cioè, non è una zona un po' degradata, e quindi è importante per noi questo.